Carissimi, buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì dell'angelo, 13 aprile 2020. Con grande gioia le donne vanno dagli apostoli a portare l'annuncio della risurrezione di Cristo. Bene, con grande gioia vogliamo vivere anche questa nostra giornata, perché siamo portatori di un messaggio totalmente diverso. Un messaggio di speranza. Una gioia oggi maggiore per noi perché il 13 aprile 1817 a Pesco Sansonesco nacque un bimbo di nome Nunzio, che fu battezzato lo stesso giorno. Nunzio Sulpizio ha vissuto la sua vita con delle difficoltà, ma oggi con grande gioia noi guardiamo a lui perché la sua vita ci dice che se confidiamo nel Signore non rimarremo delusi. Ecco, allora vi auguro di vivere questa giornata con profonda gioia, perché è vero, forse pensavamo di andare al santuario di San Nunzio in questo lunedì dell'angelo, oppure fare qualche scampagnata da qualche parte. Beh, rimaniamo nelle nostre case e abbiamo la possibilità di farci compagnia anche con una buona lettura della vita dei santi. Rileggere la vita di Nunzio oggi ci aiuta a comprendere come bisogna rimanere perseveranti anche nelle difficoltà che la vita un po' ci presenta, confidando nel Signore. Ecco allora la grande gioia che dobbiamo portare in noi, che dobbiamo anche annunciare, come hanno fatto le donne, agli altri. Vi auguro una santa giornata di vero cuore e vi chiedo, ecco, di viverla proprio guardando a quel Cristo che vedete dentro di me, un Cristo risorto perché illuminato da questo cielo pasquale che fra poco nella messa delle 10 accenderò. Bene, questa musica che sentite in sottofondo è una canzone composta in occasione anche della canonizzazione di San Nunzio. Si chiama Dall'incudine al cielo. Ecco, vi lascio con un po' di sottofondo e qualche parola che può essere utile anche per noi. Buona e santa giornata.